Si procede al giuramento da parte del sindaco, che pronuncerà la formula indossando la fascia tricolore. Un attimo di suspense. Con la Costituzione. Il giuramento avviene sulla Costituzione italiana. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Ho il piacere di ringraziarvi innanzitutto i consiglieri qui presenti, i funzionari del Comune responsabili dei vari settori, il segretario comunale e il direttore generale per la loro presenza al completo. Un saluto ai nuovi consiglieri eletti e ringrazio tramite la televisione tutti quelli che stanno seguendo in questo momento il Consiglio Comunale. Le elezioni ci hanno portato a vincere in questa Lega Freschi, Buonanno, Lega Nord e Popolo della Libertà, con una maggioranza tale che ci ha fatto davvero ritenere che tutta Borgosesia sentisse il bisogno di aria nuova in comune, di voltare pagina, come è stato detto da molti, e soprattutto di poter lavorare insieme per migliorare la nostra città. Il nostro desiderio è di lavorare chiaramente non solo per Borgosesia, ma per la Valsesia. Dobbiamo arrivare ad avere una Valsesia unita, e questo non è solo, non sono parole retoriche, ma è davvero un sentimento che ci anima. Questa possibilità di arrivare ad una Valsesia unita è legato all'accordo che c'è tra i comuni e tra i sindaci. E la vostra presenza, la nostra presenza del Consiglio Comunale, la decisione di farlo in questa sede rispecchia effettivamente questo desiderio che ci sia l'amicizia, che l'amicizia porti veramente a dei vantaggi reciproci, e il fatto di fare il Consiglio Comunale in una sede che formalmente appartiene al comune di Varallo è solo un'idea di quello che può succedere in Valsesia quando c'è un dialogo tra i sindaci e quindi tra le amministrazioni comunali, perché ne potremo trarre davvero solo dei vantaggi. Per quanto riguarda invece Borgosesia, direi che il mio desiderio è quello di portare davvero un senso di giustizia nei confronti dei cittadini, di aprire il comune perché possa esserci un dialogo sempre maggiore tra chi amministra, che è stato eletto da voi e quindi evidentemente deve rispondere a voi delle proprie azioni, e i cittadini. E questo era uno dei primi punti della nostra programma elettorale che vogliamo rispettare. Scusate l'emozione. Allora, dicevo, un modo di trattare tra il comune e i cittadini, una collaborazione, una presenza a tempo pieno. Ci siamo dati disponibili e anzi do pubblicamente il cellulare del sindaco, al quale tutti vi potete rivolgere quando avete bisogno, e che prego poi i giornalisti di pubblicare quando escono con i loro articoli. Ve lo dico già, è il 335 57 97 939, e questo perché era una delle promesse, avrete poi anche quelli degli assessori, del vice sindaco, in modo che davvero, quando anche non potete venire in comune, ci sia un dialogo tra tutti noi. Per quanto riguarda il programma elettorale, che abbiamo espresso in una ventina di punti e per il quale non sto evidentemente a leggere tutto, avendo già ascoltato a lungo il nostro segretario comunale, non è colpa sua, parleremo con Roma per ridurre queste parti così lunghe. Comunque avevamo promesso modifiche immediate alla viabilità cittadina, quello che abbiamo detto il giorno dell'elezione l'abbiamo già attuato,
E adesso, col progredire dei giorni, avendo dato gli assessorati, potremo rispondere in maniera evidentemente molto più consistente alle vostre richieste e alle necessità. Nei programmi c'è realizzazione e potenziamento del corpo di polizia municipale e un sistema di videosorveglianza, e soprattutto di avere vigili che possono anche alla sera girare per Borgo Sese e il suo territorio per dare sicurezza ai cittadini. Maggiore pulizia delle strade e ordine in tutta la città. Istituzione, quando sarà pronto il nuovo ospedale e lasceremo quello vecchio, di un servizio di navetta che collegherà il centro città con l'ospedale, e sono già in corso contatti col dottor Brignoglio. Potenziamento dei servizi sociali e servizi scolastici, anche per questo ci sono già dei contatti per una migliore dislocazione, essendoci tanti problemi a livello anche di provincia, anche per il liceo scientifico. E risolvere dei problemi di capienza delle scuole attuali, oltre che la sistemazione e la cura del patrimonio comunale che è legato alle scuole materne, scuole elementari e scuole medie. Vogliamo occuparci di contatti veri e continui con tutte le associazioni, riconoscendo la loro importanza, perché veramente Borgo Sesia può avere un forte aiuto da tutti questi volontari che in tutti i settori si danno davvero da fare, quindi una sinergia con le associazioni per poter avere la collaborazione dei cittadini, dare maggiore possibilità nel campo del turismo, della cultura, dello spettacolo, aiutare anche i ragazzi che possono trovare dei nuovi sbocchi. Non è un'associazione, ma l'altro giorno sono andata all'oratorio e ho promesso che l'amministrazione comunale sarà ancora più vicina all'attività dell'oratorio, perché veramente sta facendo un'opera così meritoria per i ragazzi che non può che essere sostenuto. Abbiamo promesso l'assessorato alle frazioni, questo è stato assegnato, perché le frazioni devono essere seguite, ci devono sentire un po' più vicine. La mia prima uscita è stata Isolella, e sicuramente poter andare da tutti e parlare di persona sarà sicuramente positivo per entrambi. Avevamo promesso l'istituzione dell'assessorato alle piccole cose per risolvere i problemi di tutti i giorni, dai tombini alle buche, all'illuminazione, ai cartelli, piccoli problemi anche di viabilità, agli specchi lungo le strade. Adesso c'è l'assessorato, questi problemi vengono risolti molto a breve, senza magari dover scomodare, o in un contatto con l'ufficio tecnico che interverrà immediatamente risolvendo il problema nel giro, se possibile, di poche ore, ma perlomeno di pochi giorni. Una cosa che vogliamo fare per dare comunicazione della nostra attività, sull'esempio anche di quanto già fatto a Varallo da Gianluca Buonanno, è la distribuzione di un giornale gratuito con una cadenza, pensiamo per adesso, semestrale, con il quale diamo a tutti informazione su quello che sta facendo l'amministrazione comunale, in modo che davvero sappiate che cosa succede negli uffici e nei vostri riguardi, che cosa abbiamo deliberato. Altre cose, controlli che evidentemente tutti lavorino bene, questo direi che se c'è un buon accordo tra chi amministra e anche i propri dipendenti non sarà sicuramente un problema, perché c'è la voglia di fare, di lavorare in tutti, bisogna solo dare merito a chi davvero opera bene. E poi per gli eventuali sogni ne riparliamo un po' più avanti, perché adesso effettivamente siamo ancora agli inizi, quindi adesso abbiamo solo bisogno che la squadra lavori tanto. In fatto di riconoscimento dei diritti, l'ho detto prima, voglio dare la mia disponibilità a un dialogo veramente aperto e completo anche alla maggioranza, con la minoranza, scusate, con la quale veramente vorrei che ci fosse un dialogo costruttivo, cioè tutta la vostra esperienza di conoscenze personali di amministrazione non può che tornare a vantaggio di questa amministrazione in un dialogo fattivo e costruttivo. Puoi parlare adesso? Dopo? No. Grazie. Allora, grazie a tutti. Ah, no.